non è il grido di un esagitato che vuol mettere paura. Questo è scientifico. E allora i nostri paesi, che potevano permettersi anche a livello di società civile, di enti comunali, risorse in abbondanza, si ritrovano senza risorse. Ci sono comuni che pagano gli stipendi e poco altro, eh? E i grandi disegni di sviluppo sono andati tutti in cavalleria. E quindi noi ci troviamo con un uomo che ha perso Dio, ha perso il fratello e adesso perde anche la sicurezza economica. E voi direte, ma è venuto da Trento per darci giù una spaventatina a tutti, per annunciare la catastrofe imminente economica? Poi magari, visto che vengo anch'io dalle valli, nella periferia non vi accorgete ancora di quanto la crisi morda. A Trento morde già molto di più che qui. Arriverà un po' dopo, ma arriverà. Non sono venuto a fare catastrofismo e neanche a parlare di economia. Ma sono venuto semplicemente per dirvi un'altra cosa. Che in questo contesto sta emergendo nelle persone un desiderio, una nostalgia fortissima di relazioni e di incontri. L'uomo che si ritrova per terra, l'uomo che si ritrova in questa solitudine dell'io, l'uomo che si misura anche con la difficoltà economica, nel frattempo ha cominciato, come il figlio della parabola, a dire: io ho bisogno di casa, io ho di nuovo bisogno di volti e di relazioni. C'è una nostalgia della relazione. Il figlio della parabola potrebbe essere l'icona di questa nostalgia. Quanti salariati hanno cibo in abbondanza? L'uomo oggi ha nostalgia di incontri, di relazioni, di spazi dove possa essere ascoltato, accolto, possa narrare se stesso. Ieri abbiamo fatto il consiglio presbiterale sulla condizione del prete oggi. Sono stati fatti dei lavori di gruppo e l'elemento che è emerso per tutti è: abbiamo bisogno di relazioni per vivere. Quando siamo in difficoltà con le relazioni, va in tilt il nostro ministero presbiterale. Quindi i preti trentini hanno nostalgia di relazioni, ma come i preti trentini, anche la gente trentina ha nostalgia di relazioni. E allora io direi: partiamo da qui. Partiamo non dalle difficoltà, ma da questa nostalgia, da questo bisogno che noi abbiamo di nuovo di frequentare i volti, di trovare spazi di dialogo, di gratuita accoglienza dove poter raccontare noi stessi. E partendo da questa nostalgia, chiediamoci: che cosa il cristianesimo può offrire a quest'uomo che ha nostalgia di relazioni? Che cosa può offrire il cristianesimo a quest'ora della storia segnata dalla nostalgia delle relazioni? E adesso vi sorprendo, e probabilmente qualcuno lo deludo anche. Il cristianesimo a quest'uomo così conciato ha da offrire come risposta la Chiesa. Questa è la risposta a quest'ora della storia. A questo punto immagino già, vedo già i volti perplessi
e che scuotono la testa e che mi dicono: di chiesa c'è bisogno oggi? Dopo il maggiordomo, il Vatidix, gli scandali, tutto questo mondo della Chiesa che i media ci hanno fatto vedere, questi piccoli mondi di bassezze infinite, e tu vieni qui a Predazzo a dirci che la risposta ai problemi dell'uomo d'oggi è la Chiesa. Ma sei impazzito? La Chiesa è il problema, non la risposta ai problemi. Anzi, la Chiesa è una causa dei problemi, casomai. È la fonte dei problemi. È un problema parlarne? E magari mi mandate a consultare le carte che faccio quando incontro le unità pastorali e viene fuori che dalle relazioni c'è una critica fortissima dei credenti nei confronti dell'istituzione ecclesiale. In tutte le unità pastorali abbiamo fatto un po' di analisi, emerge che sostanzialmente i credenti hanno un sacco di riserve sull'istituzione ecclesiale. Tanto che quando io vado a presentare i dati, dopo che i vari gruppi hanno lavorato sulle domande, domando sempre questo: ma che ha risposto alle domande? Erano borderline, gente che sta in margine della Chiesa, o erano i gruppi ecclesiali? E tutti in coro mi rispondono: no, siamo stati noi, proprio noi, a far questo. E dopo li leggo quello che hanno detto sulla Chiesa e dico: ma l'abbiamo detto noi? Sono cose turpi, affermazioni che il peggior anticlericale degli anni 70 non direbbe, e sono i credenti che cantano Osanna e che celebrano i sacramenti e avanti. Allora adesso devo rispondere a questa provocazione: ma è possibile andare a dire che è la Chiesa la risposta a questo problema? A questa domanda di relazioni che c'è oggi? Allora io vi torno a dire sì. Perché chi è la Chiesa? Non ho detto che cos'è, ho detto volutamente chi è la Chiesa. Perché la Chiesa è una realtà personale, è l'umanità di Cristo che si dilata, è il Cristo che passa agli uomini la sua vita, le sue giocate, i suoi sentimenti, il suo passo, il suo stile di vita. Questa è la Chiesa. Cristo presente nella storia che passa agli uomini, a fratelli e sorelle suoi, la stessa capacità sua di fare le sue opere e di farne di più grandi. E questa Chiesa c'è, i media a volte non la incrociano, ma adesso ve la descrivo e ve la faccio vedere che esiste, che c'è e che è la realtà più promettente e più bella che possiamo oggi avere, e potrebbe essere veramente la risposta all'ora presente che domanda relazioni. È quella Chiesa che, come Cristo, si siede sul pozzo di Sicar e ascolta quella donna affaticata da 5 mariti. E in queste ore ci sono uomini e donne che in nome di Cristo si siedono accanto a donne e uomini affaticati relazionalmente e se ne fanno carico e si fanno orecchio che accoglie, mano che sorregge, aiuto concreto. È quella Chiesa che ha il volto di uomini e di donne che come Cristo si siedono a tavola con gli affaticati della storia e mangia con loro e con loro condivide fatiche, condivide speranze, condivide angosce. E c'è questa Chiesa
che entra nelle case degli uomini rovinati da, in mille modi, si siede a tavola con loro come ha fatto Cristo con i pubblicani e i peccatori, e con loro, a loro prova a regalare speranza semplicemente sedendosi a tavola con loro, condividendo nel percorso. Potrei mettere nomi e cognomi sotto tutti questi nomi. È quella Chiesa, visto che siamo nel mese missionario, lo posso dire, che a tutte le latitudini ha uomini e donne che in barba a, al peso della fatica, dello stress o delle difficoltà di ogni genere, si sobbarcano la condivisione con gli ultimi della terra. È quella Chiesa che ha il volto di uomini e di donne che passano accanto a persone malate e affaticate e regalano presenza e provocazione per il futuro. E potrei continuare. Esiste questa Chiesa della relazione, dell'incontro, della fraternità, ma voi direte, ma probabilmente questa esiste in Papua Nuova Guinea? Esiste nell'Africa? Ma qui? No, esiste qui, anche qui c'è questa Chiesa. Questa Chiesa feriale che non finisce nei media, dove finisce i papi e i cardinali, ma non finisce questa Chiesa qui, perché i media non hanno mica colpa il papa e i cardinali, ma di fatto, se uno apre la televisione, l'unica immagine di Chiesa che ha è il papa che parla o il cardinale che parla. Ma non vede quella Chiesa che ho descritto io, che c'è. E allora, io vi dico, ripartiamo da questa Chiesa feriale, quotidiana, che indossa il grembiule tutti i giorni e testimonia Cristo. Vive, non testimonia Cristo, vive Cristo, vive di Cristo. Ma adesso lo so, voi dite, questo se la cava spostando la situazione sui peones che sono dentro la storia per salvare le macchie, le oscurità ecclesiali. Allora per mettere via il maggiordomo mi porta dentro per gli ospedali sotto la capanna del missionario e dice anche in meno lì che pago di smentegare il maggiordomo e le sue carte. Tranquilli, non mi scanso da questo problema, anzi vi dico di più: questa Chiesa profezia è una prostituta. Adesso dice una prostituta. Sì, è una prostituta, lo dice Tertulliano, padre della Chiesa, non Don Lauro. Meretrix la chiama. Meretrix vuol dire prostituta. E non mi fa nessun problema. Anzi, la prostituta esalta Dio. Sì, esalta quel Dio bellissimo di Gesù Cristo, il quale ci ha rivelato che cosa vuol dire amare. Amare vuol dire fidarsi molando gli ormeggi, senza aspettare i ritorni. E Dio ha fatto così in Gesù Cristo. Ha dimostrato che si fida dell'uomo e gli mette in mano se stesso l'accreditamento di sé alle mani sporche dell'uomo. Ve l'ho già detto l'anno scorso, ma sicuramente l'ho detto 10 volte perché mi salta fuori, ognuno ha le sue fissazioni, mi do questa, del quando busserò alla tua porta, verrò con le mani bianche pure, un'eresia patologica, me la canteranno prima di mettermi sotto terra, avrò questa sventura di sentire questo, ma come pena del contrapasso mi canteranno le mani bianche pure. Non esistono mani bianche pure. Esistono mani sozze e sporche, e la bellezza di Dio è che si fida di queste mani e non ha bisogno delle mie pulizie. Troppo tempo abbiamo declinato
la vita credente come l'essere bravi. E a forza di voler di calcare la mano sul fatto che dovevano essere bravi, abbiamo trasformato le nostre comunità in comunità di giudizio e di condanna, per cui non ci interessa parlare di Dio, ma ci interessa sapere se tu sei nei parametri o sei fuori dai parametri, e quindi sono zone giudizio la nostra Chiesa. E allora la Meretrix, perché questa Chiesa è anche Meretrix, dice la grandezza di Dio, che si fida dell'uomo, si rende vulnerabile, consegnandosi fiducioso all'accreditamento delle mani, delle bocche, dei piedi umani, che sono anche quelle mani che ho descritto prima. Ma a questo punto prendo anche l'altra parte di Tertulliano, è la santa e prostituta, dove la santa non vuol dire che è santa perché è brava. Se guardo una volta il curriculum, la genealogia di Gesù aveva dentro le sovate da pelare, e qui guardate che non erano le quattro donne in difficoltà, no? In quella genealogia lì il peso era gli uomini, non erano le quattro donne, no? Perché a volte quando viene l'avvento che la commentiamo, c'erano dentro le quattro prostitute, il vero problema era i vari personaggi lì che vengono ricordati, che era altro che le prostitute. Ecco, nella genealogia di Gesù ci sono, è una genealogia di cui noi non lavoreremo, perché è roba da vergognarsi. È quando ti dicono di qualcuno che ha lo stesso cognome, è tuo parente. Se sa ben che lei è un... Noi sei nell'altra razza, tanto vogliamo prendere distanza da parentele strane, mentre Cristo non ha preso la distanza da nessuna parentela. E allora la Chiesa non ha un pedigree, una genealogia bellissima per cui generò questo, generò quello. L'albero genealogico che bisogna mettere in cavità a tutti i momenti. E voi dire, sì, il Bonifacio VIII e l'Alessandro VI, no, che ben altro che quei due lì, che ben altro, è un albero genealogico con busi spaventosi che bisognerebbe dire, non gli è miei parenti, no? Però la cosa bella è che invece di dire, accettiamo il nostro albero genealogico, che allora ne accetta anche a noi, tra virgolette, no? Ecco, ma non è santa perché ha un albero genealogico sano, perché può esibire le proprie grandezze di qua e di là. È santa perché possiede il santo, possiede quel santo che è Gesù Cristo. Possiede quel santo che è santo in una maniera nuova rispetto al concetto di santità che noi abbiamo. Per noi santità vuol dire pulizia e separazione. Se uno è santo, è uno che si tiene alla larga, che l'è separato in tutto, nel senso che l'è di un altro pianeta. E invece la santità che Cristo ci mostra è la santità di un uomo compromesso con l'umano, tutto immerso nell'umano, figlio del falegname. Era così compromesso con l'umano che quando ha cominciato la sua vita pubblica dicono, ma questo qui non è il falegname. Allora la forza della Chiesa non sta nel suo albero genealogico, ma la forza della Chiesa sta nel fatto che possiede Dio, ha dalla sua la possibilità di ripartire da Dio. E adesso qui vengo al dunque. Questa è l'emergenza di quest'ora della storia. Dobbiamo narrare Dio e parlare di Dio. Dobbiamo smetterla di parlare di morale e bisogna parlare di Dio e raccontare Dio.
Perché la forza del cristianesimo è questa, che Dio è raccontabile. Le religioni non parlano di Dio, dicono che c'è, ma non è raccontabile. Il nostro è dicibile, raccontabile, vedibile, udibile, incontrabile. Quello che abbiamo veduto, e qui Giorgio potrebbe cantarcela, quello che abbiamo toccato, il verbo della vita è in mezzo a noi. E così adesso dico la definizione di fede. Fede non è l'opinione che io ho su Dio, quel che mi penso di Dio, ma fede è rispondere a una persona che ti viene incontro, all'umanità di Cristo, e dire: chi è per te quell'umanità? Vi trovi in quell'umanità qualche cosa di bello, di affascinante, di interessante, di vivibile, di umanizzante, o vi trovi un fallimento? Di la tua su quell'umanità. Secondo passaggio, quando ho guardato quell'umanità, devo dire: se questa è la fede, questa umanità è l'umanità di Dio, questa umanità contiene Dio, è Dio questa umanità. E allora adesso vi cito il Cacciari. E il Cacciari, proprio il Cacciari, giorno dopo la morte del Cardinal Martini, tutti sapete che il Cacciari aveva feeling col Cardinal Martini, intervista a sua immagine, che è quel giornalista lì un po' anche leggerozzo, secondo me, che fa più enfasi che domande serie, ma insomma Elga domandà cosa pensa del cristianesimo, e ha fatto un inno a Cristo e al Vangelo. L'ha detto: lo trovo bellissimo, un percorso bellissimo di umanizzazione, è un messaggio profondamente laico che può incrociare tutte le culture, è un messaggio che non è etnico, blindato dentro una cultura, ma ne può attraversare tutto, è un percorso fantastico di liberazione. Guardate che io vi dico ancora parole basse, le ha dette più belle il Cacciari sul cristianesimo. Naturalmente il Carollo lì, quel che è, no? Che probabilmente è un po' più leggero che il Cacciari, no? E il Gadì così, ma lei non gli è mai venuto in mente di diventare un credente, no? E si capiva lontano il medio che voleva che gli dicesse: ma ogni tanto mi passaste idea. E invece l'altro gli risponde: vede, diventare credente vuol dire che quell'umanità che io ho descritto, bellissima, è l'umanità del Figlio di Dio. E io lì non ci sono arrivato. Allora mi sono detto: ma possibile che deve essere il Cacciari che ci insegna cos'è l'esperienza della fede? Un agnostico? Perché se lo domandiamo alla pancia ecclesiale, ai credenti, così, cosa vuol dire essere? Cosa vuol dire essere cristiani? Ti risponderebbero al 90%. Voler bene. E quando tu gli dici: ma anche in nuvola i vuol bene, anche i pompieri i vuol bene, la risposta, la controrisposta è: ma noi abbiamo una marcia in più. Quando tu gli dici: ma spiegami sta marcia in più, i balbettano, non hai fornito. Perché? Perché purtroppo noi non siamo abituati a narrare Dio. Non è Dio la questione seria delle comunità. Ma non è colpa di nessuno. Dovete capire perché non è la questione seria delle comunità. Noi veniamo da un passato di Christianitas, dove praticamente il confine ecclesiale coincideva col confine civile. Era un tutt'uno. Comune, chiesa, campanile, municipio, si intersecavano, e si pagava il gasolio. Cioè, voglio dire, era un tutt'uno,
E la campana la suonava per mandare i popi a scuola, e la campanella della scuola li mandava accesa. Così era. Quindi noi eravamo abituati al fatto che la questione di Dio non era decisiva, sapevano che era, erano sicuri, quindi non bisognava dedicarsi alla questione di Dio. E il quaresimalista che veniva da Cavalese, sul pulpito, durante la quaresima, non parlava di Dio, parlava di morale. E diceva, guardate bene per me, siate sobri, non di solo pane vive l'uomo, e avanti. Cioè, parlava di morale, cosa devi fare? Perché la questione di Dio era data. E così della comunità non c'era bisogno di starci sopra. Perché il paese era la comunità. E quindi dimensione civile ed ecclesiale si interagiva. Poi c'è stato tutti i blackout degli anni 70, dove che ci siamo un po' dispersi così. Chiaro che noi non siamo abituati a parlare di Dio, come succedeva nei primi tempi della Chiesa, dove al mercato le donne le discuteva delle due nature. Nei nostri mercati le vende anche al Signore Dio, non le discute delle due nature, per cui in cooperativa è facile che le senti dire, ma è in fondo, tra no se la là, se di lì, l'importante è credere a qualcosa. Stolte donne, dico, che ma cosa andate a dire, no? Voglio dire, della serie che, vedete, siamo al punto che la questione di Dio è così marginale per noi, che vendendo al prin che passa, anche perché per noi l'importante è credere in Dio, e io continuo a dirlo, che non vale un bottone credere in Dio, non serve a niente credere che Dio esiste, non mi cambia la vita. Io posso amare chi conosco, non posso amare un che non so chi che è, perché se non so chi che è, o lo temo, o dico spero in che guardanzo, ma se non so chi è, come posso incontrarlo? Come posso viverlo? E allora la vera questione seria è tornare alle donne del mercato, alle donne di Calcedonia, di Efeso, che discutevano al mercato di Dio. Cioè tornare a parlare di Dio. Ma capendo che quando ho finito di parlare del mio Dio, ho parlato di noi. Perché parlare del nostro Dio è parlare dell'umanità di Gesù. E qui è passato da pochi giorni Teresa d'Avila. La sacratissima umanità di Cristo è il luogo dove Dio lo incontri. E quelli di Predazzo, ma anche della Val di Fiemme, tra un po' di tempo conosceranno Teresa di Gesù Bambino, grazie a Don Giorgio. E Teresa di Gesù Bambino altro non aveva che questo. Ha narrato Dio e ha raccontato l'amore di Dio, innamorata com'era dell'umanità di Cristo. L'infanzia spirituale di Teresa di Gesù Bambino, di Teresa di Lisieux, che tra il resto poi non pensate che era stata una peregrinazione facile, perché ha conosciuto la notte dello spirito e deve dire mi hai fatta compagna degli atti dei peccatori, se volete, ma è lì che dobbiamo tornare a parlare di Dio narrando l'umanità di Gesù. Che dici di Gesù Cristo? Che dici di Lui? Questa è la Chiesa. Perché è da quell'umanità che poi, grazie allo Spirito Santo che la abita e la rende viva e presente, ti passa la sua vita e tu fai le opere di Cristo, quelle che ho descritto prima. E allora adesso permettete per 5 minuti che vi dia qualche assaggio sull'umanità di Gesù. Perché dire solo umanità di Gesù
Mi pare che è troppo poco, devo descrivervi qualcosa. Allora vi parlo 30 anni di Nazareth, 30 anni di silenzio, dove Gesù Cristo impara l'arte di essere uomo, conosce tutto quello che è la fatica dell'umano, del quotidiano, che cosa ci insegna quei 30 anni di vita, su cui nessun parla. Perché non parla? Su 33, 30 li ha passati lì, almeno fermarsi un momentino, se non altro per proporzione matematica. Che cosa ci insegna? Ma quei 30 anni lì ci insegnano che amare vuol dire ascoltare, che amare vuol dire renderti vulnerabile all'altro in modo da entrare sul suo terreno e permettergli di consegnarti i suoi pensieri, i suoi stati d'animo, le sue giocate. Non è quello di cui abbiamo bisogno oggi? Che nessuno ospita un'idea diversa dalla sua, neanche se per copi? Per cui basta che uno abbia un'idea diversa è il mio nemico? Ma Dio mio, che poveraglia. E l'ascolto non è il grande dramma di quest'ora della storia che non viene mica? E le mancate solidarietà non è proprio perché è lì sempre che il fa del bene ma non è mai disposto a provare a capire chi ha davanti, per cui quando torna dalla spedizione di volontariato e racconta al gruppo di volontariato la sua testimonianza, la racconta e alla fine, quando ha finito il suo racconto, devi dire: ma che bravo che te sei stato, ma non vi è qua niente di chi ha incontrato, è lui che si narra. L'autonarrazione, narcisisticamente piegato su di te. Ecco la bellezza di questo Dio che ha il coraggio di ascoltare l'uomo, di mettersi alla sua scuola, di fare l'alunno dell'uomo. Ma ditemi quale libro di teologia è scritto che Dio è diventato alunno dell'uomo. Eppure questa è la realtà. Dio si è fatto alunno dell'uomo. Adesso viene fuori il personaggio di teologia presente qui, dice: piano, alunno dell'uomo, porta le prove, cresceva in sapienza, età e grazia. Cosa vuol dire? Che fu l'alunno? L'alunno dell'uomo. Meraviglioso Dio, che non ti vergogni di diventare alunno. Magari noi diventassimo alunni. E poi me lo immagino su quel pozzo di Sicar, dove alla donna di Samaria dice: dammi da bere. E così ci insegna l'arte che per aprire il cuore di una persona gli devo dar credito e riconoscerla che ha qualcosa da darmi e che è degna di darmi qualcosa. Non parte a dirvi: sì, ora è ben una donna malmessa, era con 5 mariti, era ben una storia affettiva un po' precaria. No, gli dice: dammi da bere. E i discepoli tornano e lo vedono e si meravigliavano che stesse a parlare con una donna. Non ha nessun imbarazzo ed è quella brocca di acqua che domanda che scuote la donna, perché la donna dice: ma te ne domandi da bere a me? Sa che sono una samaritana, che diremo oggi... da musulmano, e gli dice: dammi da bere. E da lì parte tutto quel dialogo. E o coi due di Emmaus e se la sanar dello stolto. Ma sei solo tu che non capisci niente, non sai niente. Ditemi, ascolta. Quindi amare vuol dire dar credito all'altro e riconoscere che l'altro... E potrei continuare. Questo è il volto di Dio. E poi quel grido del crocifisso: perdono. In faccia alla morte, quando non rendeva più niente, nessuna relazione, abbandonata a tutti, lui grida ancora: perdono. Allora adesso, per aiutare il Cacciari, vado su Venezia a aiutarlo, a vedere se sono buono di tirarlo, così fa contento il Carollo.
Perché quell'umanità lì è l'umanità di Dio? Perché tu quel che la dà è il mio desiderio, ma non è la mia realtà. È il mio desiderio l'ascolto, è il mio desiderio il perdono, è il mio desiderio porgere l'altra guancia. Il cuore umano nel fondo del proprio essere desidera questo. E non perché ne lo insegna la catechesi, tranquille catechiste, che Dio non si genera tramite voi, si genera con la comunità, non con una lezioncina catechistica. E te lo mette, è lui stesso che abita dentro di te. Per cui il bambino, quando viene, vede il compagno che stringe la penna e non gliela dà, cosa dice il bambino di 3 anni al compagno che non vi presta la penna? Sei brutto. Il bambino sa che è orribile tenere e che bello è uscire. E quando noi parliamo di qualcuno, diciamo, è una bella persona, non occorre che venga il Don Ferruccio a spiegarne cosa che vuol dire. È una bella persona, sappiamo benissimo che coincide col fatto che uno ha la mano, che si fa vicino, che ti dà una mano. Quindi noi sappiamo, a livello di desiderio, l'umanità di Cristo, la nempienis gli occhi e la bocca e tu quanto. Ma a livello di esecuzione, a noi non la ne diventa. Perché a noi non diventa il perdono, non ci diventa la gratuità, la vulnerabilità, e adesso troverò qualcuno che dice, a Milano mi diventa, abbiate paura di quello lì, perché di solito non che diventa, quello che ha l'autocoscienza che la che diventa, lei sicuro che non ha, nel pufolo di tutti, ecco. E cioè, è questa la bellezza. Allora io vi invito, ho 2 vie per accreditare la divinità dell'umanità di Cristo, una è questa, a noi non la ne diventa. Secondo, mi studio i parametri religiosi su Dio e vedo che non ve ne è un che corrisponde a Gesù Cristo. Dio è separato, questo è il figlio del falegname. Dio è il forte che diffonde energia e questo è un Dio esangue che ha sete, ho sete. Muore dicendo ho sete! Altro che acqua che disseta. Ho sete! Dopo, guardandoci sotto, capisco che quella sete è la vera, ha dissetato il mondo, perché è la sete che documenta un amore senza misura. Ma questo, ma quando guardo i parametri di Dio, vi immaginate un Dio che ha sete voi? No, Dio dà l'acqua, non ha sete. Vi immaginate un Dio che entra coi sbagliati di schiere a casa mia? No, fa parte del corretto pensare Dio, punire il bene e premiare il male, punire il male e premiare il bene. Ma lì che arriva anche la peggiore delle mamme, a punire il male e premiare il bene, gli arriva il peggiore di noi. Sono proprio stupido, gli arriva. Invece Dio è misericordia. Ma, e potrei continuare a farvi gli esempi di quel che è l'opposto di quello che pensiamo su Dio. Questa è un'altra pista per arrivare a riconoscere più di Dio. Dopo però torno sul Cacciari, serve la fede, non è una visione. È una realtà che tocchi, che vedi, ma non è una visione che si impone su di te. E allora adesso torno al discorso sulla Chiesa. La cosa meravigliosa che ci ha insegnato la Lumen Gentium, sapete qual è? È questa. Non pensare la Chiesa in chiave organizzativa. Pensala in chiave di mistero. Dove mistero non è, come pensiamo noi, una roba che non si capisce. Ma in chiave di mistero è l'amore che è mistero. Perché l'amore lo vivi, ma non sei capace di blindarlo, di contenerlo, di descriverlo. E allora la Lumen Gentium dice della Chiesa che è l'unità, è il popolo radunato dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo.
Cosa vuol dire? Che la Chiesa è un fiore che scende dall'alto, non è qualcosa frutto dell'ingegneria umana. È un dono fatto agli uomini. È il popolo adunato dal Padre, dal Figlio e dello Spirito Santo. È il popolo, cioè è vita, è organismo, non è organizzazione. E così poi Lumen Gentium dice la vocazione che lega tutti a questa. Dio è Padre, noi siamo figli e fratelli tra di noi. Questo è il cristianesimo. Quindi i servizi nella Chiesa, i ministeri ordinati e non ordinati, sono secondari, non sono fondamentali. Fondamentale è che siamo tutti chiamati a vivere la fraternità e per vivere questa poi ci sono vari servizi, ma i servizi vengono dopo. E allora basta pensare alla Chiesa descrivendola in chiave organizzativa, gerarchica, piramidale. Papa, vescovi, preti, popolo, laici, catechisti, ma va là, è un unico popolo di Dio, dove il più grande non è dato né dal servizio né dalla carica, è dato dall'immedesimazione su Gesù Cristo. Probabilmente il più grande nella Chiesa non lo vede nessun mediaticamente, perché non, che la fa grande non è il fatto che quelli del cardinale, papa, o le catechiste, o le prete, o le sobentammi, teologo, ma che la fa grande era essere immedesimati in Cristo e può essere una qualunque persona sperduta nel paese più piccolo, che è il più grande della Chiesa. Teresina ci insegna questo. Per cui la grandezza della Chiesa non la calcoli con l'unità di misura della carica che uno è il ga, il resto non esiste neanche cariche, questo è linguaggio da cariteri e da organizzazione di potere, ma non della Chiesa, no, che è il popolo di Dio, in cui vige un'unica vocazione, quella del battesimo, dove sperimentiamo che Dio è Padre, figli e fratelli, e proviamo ad accoglierci accogliendo anche le ombrie dell'altro e accogliendo che sei un peccatore amato. Allora vi torno a dire quello che ha detto Karl Rahner, Piekele lo diceva continuamente, nel giorno degli 80 anni ad Innsbruck, quando gli hanno fatto la festa, e Gadikele era questo, quello, quell'altro, gli ha lasciato parlare, poi Gadì, vi ringrazio di tutto che avevi detto, ma vi siete smentegati la roba più grande. Karl Rahner era un grande peccatore, è un grande peccatore. Per cui questa fraternità non è la fraternità dei puri e retti, è la fraternità dei peccatori, ma che sanno di avere un padre, di essere figli di un padre. Per cui, vi capite, dobbiamo andare, le urgenze sono narrare Dio, far fare esperienza di una chiesa feriale e quotidiana, che altro non è che la dilatazione dell'umanità di Cristo, che vive la fraternità. Allora chiamo in aiuto Lorenzo Bianchi, che dice che la profezia del cristianesimo, quella perenne, è la fraternità. Ma allora qui bisogna cambiare passo, perché ci capita che a volte le nostre comunità non è che proprio sono su questa lunghezza d'onda. Certi dibattiti sui vasi dei fiori e dove i gruppi, non sa la destra quello che fa la sua sinistra, siate sicuri, nelle parrocchie, e questo è eseguito, questo detto evangelico, non sappia la tua destra quello che fa la sinistra. Ecco, questo viene applicato alla lettera proprio, benissimo. È l'unico passo del evangelico applicato, per cui le catechiste non le sa assolutamente niente di quello che fa la carità, se la casa non sa assolutamente niente, e anzi non se vuole neanche sapere niente, che non gli ha dei nostri doveri. Ma no, invece la fraternità, noi ci apparteniamo, tu sei mio fratello, noi apparteniamo, mi capite? Ecco, io credo che è giunto il momento di mettere nella storia delle nostre valli, dei nostri paesi, questa chiesa feriale che ha in Gesù Cristo il suo riferimento, che ha nella sua umanità i suoi tratti portanti, che ha il volto feriale e semplice e che si confronta con questo. Ma adesso chiudo e vi dico,
che cosa c'è di più bello di queste cose qui. È bellissimo questo Dio. È bellissimo guardarlo crocifisso, guardarlo a Nazareth, guardarlo con il figlio della parabola, guardarlo col buon pastore. Lo guardi e dici, ma che bello, Signore Dio, chi? Ma guarda che razza di vita, ma guarda che meraviglia di Dio qui. E allora così riempito di questa bellezza, di questo amore, che non è più per te, non è per te un'ipotesi, ma è una realtà che puoi vedere, toccare, verificare, ti innamori di questa umanità, di questa realtà, dici, che bel Signore Dio, quanto sei grande, quanto è bello poter sapere che tu mi ami, per cui nell'ora della difficoltà, nell'ora in cui sbaglio, nell'ora in cui divento mille meretrix, alzo lo sguardo e trovo quel volto del Padre misericordioso, del Figlio crocifisso, e dico, te che sei, e ci sei per me e per gli altri. Che cosa c'è di più bello di questo? E allora il cristianesimo è semplicissimo, proprio semplicissimo. Dio è Padre, noi figli, fratelli, abbiamo un compagno di strada formidabile, è Gesù Cristo, la sua umanità è splendente, mi dà la certezza che esiste un amore bellissimo, e non è questa la risposta alle grane di quest'ora della storia? A un uomo assetato di ascolto, il cristianesimo offre se stesso come orecchio che ascolta. A un uomo lacerato nelle relazioni, offre l'arte della relazione, che è quella dei gesti semplici di un pasto, bellissimo questo Cristo che si accredita con un pasto, un bicer d'acqua, sentato su un pozzo, la vita passa per il quotidiano spicciolo. Non è una notizia da dar? La notizia che la vita la passa per le strette delle mani, le lacrime, il sorriso, e in disnar fate insieme, una paca sulle spalle, lì passa la vita, le pucche nelle finanziarie. Perché negli anni 50 il quaresimalista di Cavalese elzigava, l'uomo non vive di solo pane. E in quel momento te guardavi su e ti dicevi, però se lo avessi nel panno, ti lavori sulla nostra fame per tenerne buoni, te dici che non vivendo solo pane. Ma il quaresimalista del 2012, il Carletto da Carano, non ha bisogno. E quando dice l'uomo non vive di solo pane, quel che è sotto che lo ascolta dice, te hai ragione Carlo, te hai ragione, perché lo sappiamo tutti, pan che ne ven è qualcos'altro che ne manca, averge il pan ma non averge i volti con cui mangiarlo, averge il pan ma non averge la fraternità, averge il pan ma essere soli come i cani è proprio brutto, la vita che passa per il quotidiano. E allora ho detto l'altro giorno in una riunione che serve che in abbia portato 100 anni di vita per poi farne passare gli ultimi 20 anni nell'oblio delle relazioni, che serve aver riempito i bambini di tante cose e poi quando guardano il nostro volto di adulti gli deve dire, Dio mio, che malmesse che sono, con destichino se può fidarsene. Che serve aver riempito i giovani di 1000 provocazioni e dopo abbandonarli a se stessi e occuparsi di tutt'altro, perché sapete, i più poveri del mondo oggi sono i giovani, in Occidente sono i giovani, perché la categoria giovani è diventata una categoria filosofica, che tutti gli giovani, tutta la vita, se bisogna essere giovani, se ti trovi un dei 90 anni ti permetti di dire che è vecchio, ti coppa, è diversamente giovane. E invece quei che è giovani, quei che è veramente giovani, quelli non li riconosciamo. Qui non esiste, esiste la categoria del giovane. Ecco, e allora il Carletto, torno a prima, quando parla che l'uomo non vive di pane, trova riscontro, perché quel disegno anche a noi, è vera. E allora oggi travesto, e qui chiudo veramente, tutte le parole del Vangelo, se te le conti come che le è,
i te dare son tutti. E tutti te dis, questo che avevamo bisogno. Stasera vi ho parlato di Nazareth, ascolto, entrare sul terreno dell'altro, vulnerabilità, gratuità. Chi è che dis che non c'è bisogno di queste robe? Chi? In queste ore le ostriche e i panfili dei politici in ne fa figar come i matti, denti rendrio di tutti i colori. Perché? Perché quella lì capì che non è vita. No? Allora, io dico, quello che mi fa soffrire a volte, dico, ma che viene in man una pepita d'oro, che viene in man la via, la verità, la vita, che viene in man tu col Vangelo. Non ne manca un bottone, potendo rendere ragione, sfidare tutte le culture, tutte. E parte non avete niente. Perché non frequente in questo? Perché nelle nostre comunità ne occupen dei vasi dei fiori, delle begote dei canti, allora, certo che chi si avvicina e trova sta roba che dice, per l'amor di Dio è meglio camminare. No? Gavin tut! In Gesù Cristo, gavin tut! Abbiamo anche la prova che ci sono dei testimoni che lo vivono queste cose qui. Ma perché non la mettere in pratica? Mi sembra di sentire Gesù che ci dice, ma occidentali, quante volte vi ho voluto dare la vita e voi non l'avete voluto! E voi cristiani benedetti, ma svegliere fora, sono qui in mezzo a voi e voi dicendo è il Signore Dio. E avete trasformato le comunità in zone di morte, per cui le parole più belle, ancora qualche ampo, se viene su la chiesa, chi? Finché io sono mì, ma dopo, guarda. Meno male che sono vecchio, che vago, e che gli altri, poi io so quel che resterà. Ma che cristiani siamo? Ma dicevo l'altro giorno con un prete che ho confidenza, che mi diceva, adesso basta, mi vado in pensione qua. Ma dico, ma non serve che ti senti a dirlo, ma non va in pensione? Ma uno che ha la voglia di annunciare Cristo, ma di annunciare Cristo tu vai mai in pensione? Tu vai in pensione da parroco, ma di annunciare Cristo, di accreditarlo, che ha così bisogno di dire, che par che te gabi, un che va confidenza, se no non ve diria, no? Ma che lo dite a un certo punto, ma è possibile che alla tua zente adesso ti devi dire che ti vai in pensione? Ma buon, digliela, ti hai detto uno e due, adesso quanti arrivano 75 mi vado via, ma buon, cosa capiranno? Che non ti vedi l'ora di abbandonarli? Ma la freschezza del Vangelo, non la carità, no? Se taccia patente dovessi dire che ma benedetto, ma sarà bella la vita, cioè abbiamo tutto, maledizione, invece che far comunità. E allora adesso arrivo al compitino finale, e vorrei dare un compitino finale a tutti i consigli pastorali della Val di Fiemme, come l'ho dato qui della Val di Fassa anche. E avremo preparato una scheda, dopo se voi volete adattarla e farvela come che vuole voi, era come che vuole voi, ma mi può domandarvi tramite il decano, che la manda al decano, che poi ve la manda a voi, una scheda da fare col consiglio pastorale. E se dice, ma guarda che noi dobbiamo degli ordini del giorno intasati del consiglio pastorale, per cui non abbiamo posto per schede, guardate, almeno per mezz'ora, e dopo fare il resto dei vostri ordini del giorno. E qui mi tiro fuori un piccolo sassolino. Qualche volta se ne è un po' ridicoli nei nostri incontri dei consigli pastorali, perché le informare, qualche volta ti trasforma in zone di informazione, avvisi, ma si può farlo anche con la carta, senza convocare il consiglio pastorale, se c'è da dare avvisi. Qualche volta le organizzare l'organizzato della serie che venga vento, allora ne trovene che dice
Ti Mario le fa cortile, la corona della vento, sì, Vautias domine rame. Ecco, ti porta le candele, ti sì, bon. E la novena la fa da cortile, ma sì, voilà, da tanti anni che la fa, con parrocca quest'anno. E così finisce il consiglio pastorale. Ecco, dopo un momento di preghiera, e con l'organizzato, è finito il consiglio pastorale. No, sono delle battute che ho avuto lì, ma era per dirvi, se della fede, fin consiglio pastorale intrego su sto ordine del giorno chi? E l'ordine del giorno sarebbe questo. Quali correttivi potremmo mettere alla nostra comunità per trasformarla in una comunità che sia comunità fraterna? Cos'è eventualmente che possiamo incentivare per far sì che questa comunità vada nella direzione dell'essere la fraternità di Dio? Che cos'è che eventualmente allontana le persone dalla comunità? Che cos'è che rende difficile l'annuncio del Vangelo oggi? Che razza di messaggi diamo? Fente un po' di moralismo o proviamo a raccontare Dio? Come fente a raccontare Dio? Ecco, questo sarebbe l'obiettivo. Per arrivare lì siamo partiti da una scheda dove si mette lì la provocazione sui giovani. Nelle nostre assemblee a volte i giovani sono assenti. Allora, pensando ai giovani concreti che ci sono sul tuo territorio, che quale comunità, di quale comunità avrebbero bisogno per arrivare a conoscere il Vangelo? E qui non si tratta di dire cresime, non cresime, organizzazione, si tratta di dire, guardandoti a specchio, cos'è che potresti migliorare per trasformare questa comunità in una comunità più vicina all'Evangelo e alla fraternità? Allora uno dice, sì, ma dopo finirà tu che direi che vorria per questo. Ecco, l'obiettivo non sarebbe trasformare quell'incontro, quella scheda, nel esprimere tanti desideri. Bisognaria, vardende far, gessaria da far, bisognaria stufa tutti. Ma se avete in un consiglio pastorale, dove l'abbiamo provata, consiglio pastorale Cavia, è stato bello perché abbiamo individuato tre punti. Uno, le nostre comunità sono zone giudizio. C'è tanto giudizio. Bon. Due, nelle nostre comunità c'è molto bisogneria, moralismo. Tre, è venuto fuori, non sono zone dove si vive relazioni, ma sono zone dove si gestiscono dei servizi. Allora, questo è emerso in questo incontro. Da lì hanno cominciato, prossimi, è già il secondo consiglio pastorale che fanno, stanno studiando come concretamente vedere di strutturare la pastorale in modo che le relazioni siano migliori. Hanno cominciato con l'Eucaristia, come fente a far sì che chi diventa una zona relazione, hanno un oratorio, hanno provato a pensare come fente su sto fronte, cioè da una volta individuato le piste, stanno cercando concretamente, attraverso gesti concreti, come attuare quella realtà che hanno individuato come realtà da accreditare. Ecco, io offrirei questa possibilità che voi facciate questa scheda di riflessione, se poi ci mandate le sintesi, noi le raccoglieremo anche insieme, le prenderemo tutte, cercheremo di fare una sinossi, una lettura organizzata di tutti i paesi della Val de Fiemme, dove ci sono più paesi con un solo parroco, fa una sola, fa un consiglio interparrocchiale, insomma, no? E quando ci sarà il pellegrinaggio alla cattedrale, mi pare che è in 14 aprile, assieme anche alla Val di Fassa, a loro l'ho già dato il compitino, no. E
vorremmo presentare una, proviamo a presentare una piccola sintesi di riflessione sul nostro essere chiesa, sul nostro essere comunità, quali sono le priorità delle nostre comunità. Per cui, insieme ai frutti della terra e ai prodotti tipici di Fiemme e Fascia, se riusciamo a portare anche la nostra, la condivisione delle nostre riflessioni sul nostro essere comunità, penso che abbiamo fatto un passo in avanti. Poi queste sintesi le lasciamo ad ogni comunità che magari da lì può cominciare a pensare la propria vita comunitaria in modo più vivo, più fraterno, più evangelico. Grazie. Avendo voi il pellegrinaggio distanziato, avete anche davanti dei bei mesi per poter, cioè se non riuscite sto mese, fatelo il prossimo, ci premerebbe averlo per marzo, cioè se tutte le comunità entro marzo fanno questo lavoro, abbiamo più tempo poi per visionarlo. Ad esempio Riva, che lo ha il 2, Rovereto che lo ha il 9 di dicembre, lì stiamo correndo per fare questo lavoro, e purtroppo li abbiamo messi un po' a doverlo fare in fretta, ma a volte tanto tempo potrebbe essere anche quella una difficoltà, che poi, per cui, man mano che una comunità l'ha fatto questo lavoro, se ce lo manda, cominciamo a visionarlo meglio, perché c'è un nostro operatore che fa questo lavoro di lettura, però mi dice, mi stai dando un lavoro enorme perché lo stanno facendo tutti i decanati, per cui dice, se, man mano che me lo mandano, comincia, perché non è facile, sapete, prendere uno, l'altro, quell'altro e fare una sintesi di una paginetta. Ecco, se qualcuno ha qualche domanda da fare, volentieri, o qualche riflessione, ecco. Immagino, lei ha detto che Gesù deve essere stato alunno dell'uomo, no? È stato alunno dell'uomo, mi pare di aver capito, sì. Quindi ha ascoltato l'uomo del suo tempo. Ecco, io cerco di, penso, voglio immaginare Gesù alunno dell'uomo di oggi. Tutte le sere che sente i telegiornali, le notizie, tutto quello che vede in televisione, eccetera, tutte queste cose qui, che Gesù poteva saltare fuori, ecco. Un'altra cosa, non so se ho reso l'idea, un'altra cosa è per fare questo esercizio di fratellanza e capire che vuole. Dentro le cose come può essere lei, ma io tutti i giorni quando faccio il mio lavoro normale, adesso per fortuna sono in pensione, ma quando facevo il mio lavoro normale, e star lì in tutte le mie azioni, cercare di interpretare Dio, di cantare Dio, di farmi illuminare da Lui, cioè questa cosa diretta, mi porta anche a fare una religione individuale che è condannata. Cioè di fare un cristianesimo mio, una religione mia, diretta con Dio e non aver bisogno degli altri, e quindi è il contrario del fare la comunità. Sono cose che non ho capito bene. Beh, innanzitutto non occorre essere un esegeta della serie, che non è che è un lavoro da fare semplicemente in chiave individuale. Prima di tutto, questa contemplazione dell'umanità di Cristo è da fare all'interno della comunità. C'è una messa domenicale dove questa parola viene promulgata, dove viene ascoltata e dove c'è anche un momento, se vuole,
di attualizzazione di questa parola. C'è la possibilità di momenti di riflessione sulla parola fatti come lezione divina in gruppo. Quindi non è che io questa sera dico il mandato all'individuo semplicemente di fare questo. Poi c'è anche l'esperienza personale, che però non è un confronto teorico con cosa penso io su quel, ma il dato è molto certo, come è certa quell'umanità di Cristo. E allora così ne approfitto anche per presentare il sussidio che abbiamo preparato per quest'anno, che è sul Vangelo di Marco, l'ha fatto Don Piero Rattin, è stato pensato a misura di analfabeti della fede, cioè come fosse uno che non ha fatto nessun studio, cioè, viene commentato tutta la prima parte del Vangelo di Marco, per primavera preparerà anche tutta la seconda parte. La scheda è molto semplice, c'è un'introduzione al brano, una spiegazione, ripeto, che anche un bambino riesce a percepire, due domande di approfondimento, una preghiera su quel brano. Una paginetta e mezza, vi devo dire che possono essere utilizzati personalmente all'interno di un gruppo di lezione divina o di preghiera di gruppo, possono essere usati per i centri d'ascolto, per un incontro tra catechiste, per un'introduzione a un consiglio pastorale, è proprio una cosa che può avere mille usi. E da quando è stata lanciata ho visto che tante parrocchie l'hanno presa in mano e la stanno facendo a livelli proprio i più diversi, da chi ha preso come percorso per le catechiste, a chi ha preso come zona per il monastero invisibile, a chi ha detto lo utilizzo nell'introduzione del consiglio pastorale, proprio per andare incontro a quello che diceva lei, a una lettura comunitaria e nello stesso tempo personalizzata, perché poi il rapporto tra lettura comunitaria e lettura personale deve essere continuo, nel senso che quello che leggo in gruppo poi ha bisogno di essere acquisito da me attraverso un discernimento personale, ma noi non è che ragioniamo su ipotesi, ragioniamo su dati di realtà. Purtroppo, e questo approfitto del Vaticano II che commemoriamo, la parola di Dio non è molto abituale tra di noi, mentre nelle nuove chiese è abituale, in Africa piuttosto che in Asia, che in America Latina, è abituale leggere la parola di Dio e saperla leggere. Anche in Occidente, per tanti motivi, questo non è abituale, per cui per noi il discorso sul Vangelo a volte ci risulta difficile perché non siamo abituati, ma è anche l'ora di cominciare ad abituarsi proprio a ripartire da quella parola di Dio che mi consegna non ipotesi, mi consegna dati reali sull'umanità di Cristo, che sono i dati sulla vita di Dio. Dopodiché nel quotidiano e tutti i giorni non si tratta neanche di continuare a pensare a queste cose, ma semplicemente trovare il momento per focalizzarle, per portarle dalla testa al convincimento del cuore, in modo che poi quando scegli, anche se non ti dici per chi scegli, la tua Weltanschauung, la tua opinione, il tuo modo di pensare, il tuo modo di sentire è quello lì. Perché la forza del cristianesimo è proprio questa, non tanto nell'eseguire questo o quel particolare, ma è che mentalità metti dentro, a chi affidi il cuore, che razza. Ecco, e la domanda è: a chi mi affido, chi è Dio per me? Man mano che metti dentro questo, che ti prende via, quello poi ti aiuta nei comportamenti. Grazie Don Lauro della presenza e dell'animazione. Brevemente, quando parlavi di relazioni, mi è una cosa conosciuta non soltanto da quelli di Cavalese ma anche da altri, che la presenza dei frati può essere vista
non soltanto per far celebrare una messa perno, ma anche come momento di colloquio, di confessione. E, come dire, c'è questa disposizione non per quantificare, ma di fatto in una settimana 5, come dire, ore per 4 fa 20 ore. Ed è bello, io sono tornato a Cavalese dopo 9 anni, vedere che non è soltanto qualche persona della terza età, ma anche qualche giovane che valorizza questo. Ecco, direi, finché ci sono anche queste disponibilità, merita di poter valutare. Un secondo accenno, e questo non è merito dei frati, ma così l'ho scoperto, che da un anno ho sentito dire una volta al mese viene fatta un tipo di adorazione che a me è sembrata eccessiva, o chiamiamola veglia eucaristica, dalle 10 di sera alle 6 di mattina. In questo mese è stata collocata il 31 di ottobre. Non è soltanto un gruppo di donne, ma ci sono anche uomini, io ho partecipato 2 volte sole. Non sono qui per far pubblicità, ma dico che all'interno di quella veglia si è potuto, per esempio, anche valorizzare e poter far sentire Giacomo, la lettera di Giacomo, come dire, che non è una cosa lunghissima, all'interno di un momento di ascolto. Ecco, per dire che sono piccoli segni. Ultimo segno, sentendo che Don Giorgio ci ha riproposto l'Angelus Domini in italiano, a me par bello proprio che venga recuperato non soltanto dai frati o dai sacerdoti, ma anche dai singoli, come dire, cristiani, sposi cristiani nelle famiglie, non colpirlo 3 volte in un giorno, ma mi pare una cosa bella. Grazie. Grazie, Padre Giuseppe. Ecco, allora magari possiamo concludere proprio con l'Ave Maria, dove chiediamo a Maria, Don Giorgio ha detto all'inizio, riprendendo il concilio, peregrina nella fede, di aiutarci in questa fede che da opinione si trasforma invece in incontro con questo Cristo che ci viene incontro e ci pone la domanda: tu che dici di me? E poi speriamo che ci sia la risposta: in te c'è la vita, tu sei il Dio della mia vita, mio Signore e mio Dio. Ecco, io vi auguro che ognuno di voi possa fare questa esperienza, guardare Cristo negli occhi, visto che ha citato Francesco, come ha fatto Francesco, lasciarsi sedurre da questa umanità, così diversa dai parametri normali con cui si parla di Dio, per poi dire: tu sei la mia vita, per dire col Cacciari: tu sei bellezza, ma poi per dire: tu sei il volto di Dio, tu sei il mio Dio, mio Signore e mio Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.